Leonardo, parliamo di carne. Parliamo di carne, ma parliamo addirittura di tartare, che oggi in qualche modo viene chiamata anche battuta. Battuta perché si sta parlando di una carne che viene tritata o al coltello o tritata attraverso il tritacarne. Tendenzialmente negli ultimi tempi si preferisce batterla con il coltello. Perché tartare? Ma il nome, no? Perché uno dice, cosa c'entrano i tartari con questo? Perché si racconta che i tartari, per ammorbidire la carne, non avendo il tempo di farla frollare come succedeva una volta, prendevano e la mettevano sotto la sella del cavallo, se c'era la sella, perché in realtà magari la poteva semplicemente tenere sul cavallo. Questo permetteva loro di avere una carne frollata in maniera, diciamo così, un po' artificiale, però insomma si poteva mangiare anche morbida. Quindi tartare, perché è una carne cruda che non va marinata, mi raccomando, mai messo il limone prima, non si deve tra virgolette cuocere nell'aceto nel limone, la si lascia naturale, sale, pepe, filo di olio e proprio, se piace, un goccio di limone. Questo come si fa oggi in maniera moderna? Nel passato ci si metteva tuorlo d'uovo, capperi, cetriolini, prezzemolo, quindi si faceva una sorta quasi di maionese e poi si amalgamava il tutto. Sono due espressioni diverse, sicuramente se la carne è buona, francamente, conviene sentirla, quindi meno elementi si mette all'interno, meglio è. Quindi questo è il concetto di tartare. Chiarina, perché ovviamente la carne rappresenta al meglio l'idea della carne toscana. Senti, ma il trattamento, la trita al coltello, sì, è un maggior rispetto per la carne, meno riscaldamento? Ma in generale direi che comunque, avendo i denti, credo sia sempre meglio masticare, quindi è meglio avere una battuta fatta al coltello che poi mangeremo. Se la carne appunto è succosa e buona, sentiamo meglio quelli che sono gli aspetti del gusto. Se la fritiamo, va a finire che facciamo come l'hamburger, non mastichiamo e quindi ci può essere di tutto come carne, ricordiamocelo. Senti, parlando di rivisitazioni, io volevo una tua idea su questa. Qui abbiamo una ribollita sicuramente passata in maniera maggiore rispetto a quella tradizionale. Allora diciamo, questo può anche impaurire qualcuno, perché uno dice ti do una ribollita in una coppetta martini e qualcuno li prende male. Allora, partiamo dal presupposto, ricordiamoci, la ribollita è il terzo passaggio della minestra. Si partiva la zuppa frantoiana, minestra di pane e si arrivava alla ribollita. Il concetto di fondo, l'idea qual è qui? Qui dobbiamo pensarla a mangiare la ribollita in un momento come questo. Ora, io raccontavo di fronte allo stand della pappa al pomodoro che quando si mangia la pappa si smette di mangiare la ribollita. Perché qual è l'elemento che fa la differenza? È il cavolo nero. Quindi il cavolo nero, quando smette il cavolo nero, si iniziava a fare la pappa. Allora, l'idea secondo me è divertente. Si tratterebbe magari di fare una ribollita senza cavolo nero, e a questo punto non è più ribollita. Quindi allora direi che tutto quello che porta a ravvivare una tradizione va sempre bene, e secondo me questo magari nella stagione in cui c'è ancora il cavolo nero sarebbe perfetto. Però ricordiamoci sempre questo, rispettiamo le stagionalità. Perfetto, Leonardo, grazie.